Avrà la sua stanza dello spirito del tempo, Mike, come al solito, dove Più o meno. salterà fuori di ogni. Che ne è uscito un Siamo. botto di roba, tra l'altro, ultimamente. Porca troia. Comunque, Ma ragazzi, per forza, non fai hello altro che fare delle riflessioni. boomers! Ciao a tutti, ragazzi. Ben ritrovati sul mio canale Twitch. Oggi orario insolito per chi ci sta vedendo o ci vedrà in diretta. Perché sono le 15:30, ma la sera ognuno c'ha un po' i cazzi propri da fare. Quindi, un po' per questo periodo post-natalizio, inizio anno, se c'è da fare live, probabilmente vediamo di fare questo orario, vediamo come va. Saluto Mike e Simo, bentornati, Ciao ragazzi. Raven. Come? Da posto, dai. Vacanzine, tranquille. Cosa ti Monsterino. sei pizzato? Ah, Monster, quello normale proprio. No, No, no. Nitro. Buonissimo, sa tipo di lime e limone, acidissimo, buono buono. Bene, intanto salutiamo che stanno già arrivando gli amici dalla chat. Ciao Ettore, buon pomeriggio Stefano che ci ha salvato l'ultima live che eravamo insieme con il suo consiglio per Oh, ascoltare. tra l'altro l'ho beccato Stefano. Ah, è È venuto a passato. ritirare Sì. E il mi ha premio. portato anche il CD della sua band. Grandissimi. Che spacca, tra l'altro. Bene, Cazzo, ce l'ho di bene. là. Tra Dopo lo l'altro, facciamo vedere. Spacca. bene, l'idea è quella di riprendere il format magari il giovedì ogni tanto dove ascoltiamo dischi nuovi, quindi se avete proposte, l'idea è di fare un po' la vecchia guardia, ovvio, ma anche le uscite nuove, c'è tanta roba figa che sta uscendo, per esempio se esce qualcosa di nuovo dei No Pressure, secondo me dovremmo star sul pezzo, quindi se voi vi va, sarò anche voi come pubblico, se è un format che vi può interessare, ascoltare i dischi in anteprima o il giorno prima che escano, per me è una figata. Viva Regas! Per noi nessun problema, credo. Come vuoi, Benissimo. Kanz. Dai, condiviso. Intanto altri amici Simo che stanno. Vitalità Rancid. Benissimo, Grazie, super ragazzi. vitalità. Ciao Tano, buon pomeriggio. Ciao Cuzzo, bella Regas, buon pomeriggio a tutti. Dopo ci vediamo anche. Cuzzo! Anche stasera Grande con Custa Cuzzo. che siamo una tombola insieme. E bella Stefano, Strano. grazie mille, troppo gentile. Allora, Babbo Natale, ragazzi, cosa vi ha portato? A me O niente. meglio, che vinili vi sono arrivati? A me qualcosa che no, quel che ha portato Babbo Natale è qualcosa che arriverà a luglio 2023. Urca, luglio 2023, perché? Eh sì, box set dei 10 pollici dei NoFX. Ah. Urca, è vero, vogliamo parlarne anche di quello? Che allora, Sì. io l'ho dovuto chiedere, quindi Mike, se lo spiegone che hai fatto a me, lo vuoi fare anche Regas, così spieghi che cosa sarà appunto questo box set dei 10 pollici. Allora, io posso spiegare che quello che ha fatto lo spiegone era Simo. Quindi È vai, Simo. vero, è vero. Allora, molto semplice. I NoFX rilasceranno un box set con 10 pollici. Ogni singolo, chiamiamolo singolo perché sono dei singoli, conterrà la versione demo e la versione acustica di una canzone, e tutte queste 10 canzoni praticamente comporranno quello che sarà successivamente double album. Alfa album. Alfa No, album, raghi, scusa, sì, in il realtà non terzo. è né Alfa album né Double album, è non mi ricordo come si chiama. Ha Allora, un erano nome, dammi un secondo. i pezzi erano Dammi un quelli, secondo. ragazzi, che erano stati fatti durante il Patreon, vero? Questo me lo No. confermate? Sì. No? Sì. No. Ok. Sì. Sì, Simo. Sì, Sì, scusa, c'hai Simo. ragione, è vero, mi Ok, i ricordo la pezzi allora chi ha copertina di Mighty visto The Sound, il sì, è vero. Patreon, lavoro che poi è andato un po' per le lunghe perché poi non è uscito, non erano i pezzi finiti su Double Album, erano i pezzi che registravano lì. Quindi si capisce Quindi che saranno questo Alfa pezzi. Album sarà poi composto da 10 canzoni, delle Esatto. quali tutte 10 le canzoni saranno anticipate in questo box set con versione demo e versione acustica. Esatto. E conformeranno l'album che si chiama Everybody Else is Everybody Else is Insane. Allora, Quindi quindi non sono Alfa Album, altri due album in uscita di NFX? un EP e un album. Ok. Berzogoshi, vedi attivare le notifiche, così ci vedi in live. Infatti siamo in live. E quindi,
Cosa ci aspetta DenoFX, a parte noi che ne continueremo a parlare per i prossimi 100 anni? Di sicuro il tour che sta arrivando, 40 città, 40 canzoni a notte, non saranno 40 concerti perché si prevede presumibilmente di più. Io e Mike abbiamo già prenotato per Barcellona, dove vedremo due concerti nel quale faranno White Trash, So Long, Punk in Drublic e Walls in Walls Clothing, che non l'hanno mai fatto tutto dal vivo, credo sia la prima volta che lo eseguiranno tutto dal vivo. Ma tutti e... No, allora, Punk in Drublic l'hanno fatto, So Long l'hanno fatto, mancano gli... scusami, White Trash l'hanno fatto, mancano So Long dal... tutto. Sì, So Long dall'inizio alla fine non l'ha mai fatto. No, e anche Walls. Credo che più o meno tutti i pezzi, cioè l'unico che mi pare di non aver mai sentito dal vivo, adesso può darsi che mi sbaglio, ciao intanto, ma ne presi male, e salutiamo i ragazzi, hello boomers, che è bello, molti riescono a venire il pomeriggio, Barcellona ha già preso il ticket, devo prendere il volo e hotel, noi abbiamo già preso il volo e l'hotel adesso faremo. Però aspetta, detta così sembra che andiamo solo a Barcellona e non andiamo in Austria, in realtà in Austria ci andiamo in auto. Io lì non credo perché sarò già aperto con Residence, quindi sarò incasinato col lavoro. Barcellona becca molto bene. Sono da solo al lavoro, non posso lasciare chiuso. Che non fanno, non ho detto mai... che lasci chiuso. Che non fanno mai... Mettici cuzzo! Infatti, comunque, Daniele Skyk di Grandi Ragazzi, Barcellona ci sarà anche Tano, molto bene. Ma voi siete più fan di NFX, alla Decline o alla Fuck the Kids? Che domanda strana. Ah, Decline. Decline, che domande del cazzo. E allora, che non hanno mai fatto di So Long, Flossing at the Doors, quello secondo me l'hanno fatta molto raramente, barra non mi ricordo di averla sentita, che è la canzone strumentale. Il resto hanno fatto praticamente tutto dal vivo, dai. Girando. Io non ho visto mai, credo, Kids of the K-Hall. Quella la fecero a Forlì perché era il tour di quando li vidi la prima volta nel 98, che era proprio il tour di So Long, lì mi pare ci fosse, però ok, no, allora io lì non l'ho vista. Ok, allora viene Cuzzo, Astra, salto che farò lo Slam Dunk, però vedremo le altre date che faranno. Adesso bisogna stare in orecchio. Sicuramente ci sono date il 22 maggio più quelle che sono a giugno, quindi lì in mezzo verosimilmente ci saranno altre date europee o Regno Unito, perché sì, non credo che si prenderanno 10 giorni di stacco. Qualche giorno se lo prendono sempre, ma 10 giorni mi sembrano veramente troppi, quindi qualcosa annunceranno sicuramente, vedremo. Quindi, Regas, allora, ci sono un bel po' di roba che sono arrivate. Allora, buon pomeriggio, bimbi minchia, buon pomeriggio, Zizi. Siamo qua per far vedere un po' di vinili che sono arrivati. E questa era la copertina, aspetta, ecco qua, che avevo messo. Vorrei partire proprio da questo, Mike, perché qui vedo una versione mega, mega figa di Pump Up the Volume, che spero adesso comincino le ristampe massive anche di quest'album, che molti ancora questo su vinile fanno fatica ad avere. Allora, era uscito originariamente solo in vinile azzurro, ai tempi, poi sono state fatte un po' di ristampe, sempre su quell'azzurro, ma diverse tonalità e via dicendo, e... Però questa no, questa è molto bella, è la prima un po' diversa che fanno. Questa è molto molto figa, cos'è, Zia Records? No, è Newbury. Allora, quindi non diamo niente per scontato, e come funzionano queste uscite? Questa è inglese quindi? Americana. No, è un negozio del Massachusetts. Ok. Che un negozio di comics. Che riesce ad avere, aspetta che ti metto in solo layout, così fai vedere il Newbury. Bellissimo questo. Baby blue with baby splatter, with ruby splatter vine. Molto, yes, molto figo. Allora, come funzionano queste edizioni? Più o meno il discorso vale come più o meno Zia Records. Riescono a prendere i diritti per un vinile, per un'edizione, stamparne tot? Simo.
questo è campo tuo. Sinceramente penso di sì. Tra l'altro Newbury è uno di quelli che proprio ne ha veramente tantissimi del catalogo Epitaph. Non so esattamente se poi lo stamperanno di massa, però solitamente no. Solitamente adesso vabbè, stanno esagerando, stanno andando fuori di testa e stampano sottodisco 50 volte, però solitamente se fanno una release con Newbury o fanno le ristampe a distanza di tanto tempo, oppure non le fanno proprio. Un po' come successe per Punkin' Drublic, che l'anno prima erano uscite Zia Records e Esatto, Newbury, quella mi rosa. pare, e quindi Sempre quelle Newbury andarono era. sempre Newbury, e che anche lì uscì un anno prima, e poi l'anno dopo è arrivato, partiti con le Carrellata. ristampe, diciamo, ufficiali Epitaph. Le prime, quella Olive, andavano subito sold out, per poi adesso, chi Adesso sono volesse apparse comprare... tutte le altre. Chi volesse comprare un Punkin' Drublic adesso lo può fare tranquillamente su King Road Merch, ma credo anche Amazon lo riesce a trovare, o tanti negozi, vedete voi dove preferite. Cioè adesso una copia nera di Punkin' Drublic penso sia arrivata proprio a essere un disco da catalogo, cosa che fino a qualche anno fa non era assolutamente così, non era una cosa comune trovare una copia di Punkin' Drublic, vero? Ma l'hanno stampato anche in nero? Sì, l'hanno Sì. stampato anche nero, infatti Sì. quello lo riesci a trovare proprio per Hanno me. rifatto il nero, hanno fatto praticamente tutti questi ultimi con la stessa matrice e hanno rifatto anche il nero. Quindi adesso ne ho tipo 4-5 neri. Vabbè. Ma secondo me è così che deve essere, cioè al di là di tutte le edizioni, eccetera, ci deve essere la copia da catalogo che se vai nel negozio di dischi e come trovi Nevermind dei Nirvana, Dookie dei Green Day, che ne so, il disco dei Pink Floyd o dei Beatles, riesci a trovare Punkin' Drublic dei NoFX a vinile nero a prezzo 22, 25, 20 a seconda del negozio. Secondo me è giusto così, che ci debba essere la copia Sì, nera, almeno uno se lo vuole ascoltare. che chiunque che vuole andare nel negozio di dischi, comprarsi il disco, lo possa fare, perché che questi dischi non avessero catalogo, come adesso l'hanno fatto i Blink. Cioè, ho recentemente ripreso una copia di... Telefono. Recentemente ho ripreso una copia di Anima of the State. Adesso tra l'altro la devo anche unboxare. Aspettavo che mi arrivassero i bamboccini, però quando mi arrivano i bamboccini faccio l'unboxing tutto insieme. Che colore? Ah, non lo so, l'ho presa su Amazon addirittura, quindi credo sia nera. Però è bella la versione, un gatefold, figo, sembra. Adesso Vabbè, dai, aprilo. non ce l'ho qua, dai. E se dopo prendete la parola No, voi, perché magari... sennò lo Per prendo anch'io, perché così lo prendo me è anch'io. nero, perché non c'è scritto color vinyl. Dai, che escono direttamente colorati, c'è pure noise, però secondo me è un nero così a caso. Pagato 20 euro su Amazon, 25, poi avevo uno sconto, quindi così. Ah no, I bambini... era nero anche quello mio di Insomniac preso su Amazon, però era quello con Era la quello copertina paura. speciale, quella versione speciale. Te, beh, tra l'altro hai preso una versione dei bamboccini dei Blink, perché io li ho ordinati nella fumetteria ormai tanto Quella tempo fa. piccolina. Ah, No, quella grande, quei tre Funko Pop. Allora, questa qua. fai vedere te quale hai. Io ho questa qua. Quella col disco. Ah, fa vedere te, hai preso quella col disco, bellissima. È veramente figa col disco. Tra l'altro è pesantissima, raga, perché è plexi. Quanto costava sto Un'ottantina? baraccolino? Eh, 80 euro, sì. Ma il disco infatti funziona o è finto? funziona, No, sì. è di plastica. No, è di plastica. Ah, è finto? Sì, è una specie di, Disco come dire, d'argento. sì, però è, cioè, te lo faccio vedere così, però praticamente nel disco ci sono, vedi? Sono attaccate queste Ah, specie ok. di Sì, stand. ho visto, ho visto. È carino. Ok. Questo sarebbe figo, cioè, aprirlo, togliere le vitine, togliere la copertina, farla firmare e rimetterla lì. Allora lì sì che diventa un bel pezzo di memorabilia. Perché io invece ho voluto fare il coso diverso, che mi sono comprato il disco e ho preso i tre Funko Pop, quelli grandi, perché quelli sono quelli piccoli, quelli grandi, che ci sono loro tre nella stessa scatola per il lungo, però ancora non sono usciti, Ma dovevano aspetta, tu uscire. parli di quelli dove praticamente sono nudi. Sì, quelli dove sono nudi. Ok, perché ne hanno fatte due. Poi è uscita un'altra versione che è di Walmart. No, di Hot Topic, scusa.
e praticamente ci sono loro nudi ma con i pixel sul Pinus. No, ho ordinato quella di loro nudi che doveva uscire in teoria il 29 novembre, poi dopo è slittata, ho chiamato il tizio che ogni tanto passo, vado lì, oh, sono quello dei Blink, io, sì, lo so chi sei, mi raccomando, gli ho lasciato l'acconto, tutto, un cazzo un altro, però... Anch'io l'ho ordinata, me la dovevano spedire, ma me la spediscono questo lunedì. Ah, ok, quindi vuol dire che arriva, perché diceva inizio 2023... Quindi boh, speriamo. No, arriva, cioè arriva al volo, credo, spero. Ok, speriamo. Comunque dicono che bella. Domande dalla chat. Ah, ragazzi, se volete dire anche voi che cosa vi ha portato Babbo Natale come dischi e ci volete far vedere qualcosa, mandate, magari vi facciamo entrare in live, vi commentiamo i dischi che avete, dai. Oggi no, è una live un po' così. A proposito di acquisti, su che sito comprate le magliette dell'Event Punk? Il sito ai si concerti. Chiama Concerti, ragazzi. E dopodiché, qualcosa magari su King Road Merch, quando faccio l'ordine, prendo il... magari ci metto qualche maglietta che mi piace, sempre delle edizioni fighe. E la roba brutta da dire è che costano meno le magliette su internet che ai concerti, perché adesso una maglietta ai concerti le paghi 30, mentre su King Road Merch una maglietta la puoi trovare ancora 17, 18, 19. Quindi King Road Merch per i gruppi un po' di cui parliamo di solito, c'è Impericon, e com'è che si chiama quello di Berlino che hanno le edizioni... Coretex. No, Coretex sì, sempre di Berlino, l'altro, quello più fat oriented. Timom. Timom Merch, ragazzi. Ah, già, Timom. Sono tanti che fanno merch. La cosa migliore è andare nella band di cui siete interessati. Andate nel loro Linktree e dopodiché da lì c'è European Merch Store, lì trovate sempre qualcosa. Poi, Punk in Drublic, prima stamp US, parte dai 50, arriva fino ai 150-200 euro, se in condizioni mint. Mi sembra che... E se è anche firmato... Prima stampo US intende il nero, vero? Sì. Ok. Anche però perché... aspetta, prima stampa, quindi con logo Epitaph vecchio, perché esatto. C'è anche logo Epitaph nuovo. Printed in Canada. Qui ragazzi, esatto. Vi rimando alle live che ho fatto con Mike, dove c'è tutto quanto. Punk in Drublic oro nero e So Long marrone, ok. Sì, ma ti manca una label, Tano. Ti manca una label, sì. Timom ha preso la maglia del Punk in Drublic Fest a 20 euro. Infatti spesso succede come nell'ultimo punk... Io la felpa dei NoFX non l'ho voluta comprare al live perché veniva 45, troppo. Poi l'avevano messa a 35 euro su Timom Merch e certi periodi fa lo sconto del 20%, quindi alla fine l'ho pagata a meno di 30 euro la maglia dell'ultimo tour di NoFX. Sì, il nero con logo Epitaph vecchio, sì, bomba. Simo, vuoi passare te, visto che Mike ci ha fatto vedere qualcosa, te avevi un po' l'ultimo... Io, raga, ho qualcosa come 30 dischi da farvi vedere. Io rispondo ai NoFX con uno dei pochissimi gruppi che può essere considerato alla loro altezza, che sono i Bad Religion, forse addirittura meglio, ecco. Non apriamo questo. Siamo sotto Natale, non voglio il frame. Vabbè, anche io dico la stessa cosa. Cioè, tutti. Bad Religion sicuramente un livello superiore ai NoFX. Mi piacciono di più NoFX perché è la mia band preferita, però se vogliamo metterli sullo stesso piano, Bad Religion hanno quel piccolo scalino in più che ovviamente... Allora, Plug, non so quanto venga, credo che l'abbonamento per 2 giorni sia 100 euro, quindi una roba del genere fondamentalmente. Beh, ma comunque eventualmente se vuoi andare a prendere delle birre e non fare la coda e avere tipo un poster firmato, puoi spendere 500 euro e vai serenamente al concerto a Barcellona. Ah, è vero. Il biglietto super VIP. Hanno fatto sto biglietto super VIP, aveva 500 euro per i 2 giorni, 500 euro. 500 euro al giorno. Al giorno? Sì. Merda, cioè costa 10 volte in più perché credo costi una cinquantina. Esatto, sì, 55 VIP, tipo. Che poi fondamentalmente sì, 109 per 2 giorni, che credo che sia con anche le tasse, tutto quanto, sì, eccetera. Questo biglietto non fatevi infinocchiare, credo che ci sia un laminato
qualche altra Sì. stronzata, ma dai, non ne vale la pena. Beh, Anche no. se è l'ultima volta che ragazzi, dai. Allora, Comunque. volevo rispondere con i Bad Religion e mi è arrivato finalmente l'ultimo disco che mi mancava per completare la discografia, che è questo. Qua. Oh, L'unico live, Tested. Tested, l'unico live ufficiale della band. Poi hanno fatto quello di 30 anni, se non ricordo male, ma veramente bruttino. Doppio vinile gatefold fighissimo, uscito tipo su Dragnet, mi pare, o Sony, solamente in Europa. Non l'hanno mai più ristampato perché la Sony penso che ci siano dei problemi con i diritti, non si capisce molto bene. Tutti in vinile nero e nonostante il fatto che sia un comunissimo vinile nero, questo disco qui, caspita, costa un'ira di Dio perché non l'hanno mai più ristampato e quindi è diventato uno dei pezzi più pregiati dei collezionisti Cioè, Bad quanto Religion. gira più o meno adesso? E siamo sui 300-450 Per il come doppio, range. wow! Tanto, tanto, Madonna. tanto. Veramente difficile. Infatti non speravo di riuscire a... Cioè, sono anni che ne cercavo una copia e mi è capitata un'occasione scambiando un disco che ho pagato infinitamente meno, quindi non mi ricordo neanche cosa. Boh. Gli hai Speravo. dato il Ukraine. Ah, c'hai ragione, sì, grande mossa, cioè mossa della vita proprio, cioè. Ucraina è quello giallo e blu di singolo Esatto. album degli FX che Sì. avete visto qua in altre vecchie live, del quale Yes. Mike ha la versione speciale con la label rossa. Rossa. E io speravo che uscissero i quattro capitoli di Decades, ognuno in doppio vinile, con uno da una parte, uno dall'altra, cioè. Quello sarebbe stato figo. Con la maglia, siccome ho fatto la maglia dedicata a Decades, ti prendevi ognuno, siccome ho fatto due serate per Decades, due concerti, doppio vinile con maglia, e potevi sceglierti la Decade che preferivi, pacchetto grandissimo con quattro maglie, quattro vinili doppi, eccetera, e box set, sarebbe stata una bo bomba. Cioè, io l'avrei comprato il box set di Decades. Anch'io. Sì, ma 8 dischi sarebbero, cioè, nel senso, no, scusami, 16 dischi sarebbero in tutto. Perché le Perché non serate ci sono sta. quattro. Eh? Però l'hanno fatte 2 volte. Sì, Quindi infatti, sono otto 4 due volte, concerti. quindi. Quindi sono Su. 16 dischi, diventava Ah, è vero, perché è un'impresa non vero, da devi poco. fare. No, due doppi vinili. In un doppio vinile ci sta. In un vinile ci sta una serata intera, sì. No? No. Sì, e poi Non ci come? Da sta. un'ora? Come no? Un'ora, No, un'ora e ma non ci sta qualcosa. in un'ora un live, secondo me, Però così. ci sono anche le parti, se ci pensi, Giusto gli album quelli. con gli inserti dove c'erano mezze interviste, eccetera. E quindi sì, dai, forse alla fine ci potevano stare. Però sarebbe Ma stato secondo me figo. sarebbe sarebbe stato stato molto figo figo. se lo avessero fatto nel momento in cui ovviamente poi è uscito il video, dovevano stamparlo subito e secondo me le prime 4 edizioni l'avrebbero comprate tutti. Poi magari non avrei evitato di fare la seconda edizione, quello sì, per non È farla anche diventare una vero, roba troppo un po' però, pesante. Simo, è anche vero che la gente non è che avesse troppa voglia di spendere in quel periodo, eh. Quindi magari non so se tanti l'avrebbero comprato. Però, Beh, vabbè. tanto poi noi li diamo a Fat Wreck, quindi fondamentalmente. Sì, perché Basta. fondamentalmente credo ci sia Perché devi mercato. sempre infilare il dito nella ferita, Dio cane? Infatti anche Stefano pensa che sia veramente Decades, figo Decades vinile. Sì, Chiediamo una molto figo. domanda, sempre sul tour de NoFX. A proposito dell'ultimo tour de NoFX, che Per figata è il tutte le triplo vinile date. del live? Lo faranno anche per le altre date o solo per l'Inz? Ti Tutte rispondo le con un... date. Ti faccio vedere la risposta. Allora, dalla risposta suppongo che ogni data abbia triplo vinile. Sì, 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 esatto. sì. Quindi, come funzionerà? Tu alla data comprerai il disco per poi dopo prenderlo, cioè lo potrai già prendere lì e ti arriverà dopo. Come. Ma no, No, fanno no, pre-order e poi assolutamente. ti arriverà a casa nel 2050, perché
prima che riescano a stampare 40 concerti, secondo me, ragazzi, fanno prima a morire tutti quelli della band. Anche perché ogni live dovrà essere in qualche modo mixato, portato in poi studio, certo, ripassato in studio, perché col cazzo che credo che metteranno fuori il live così con le take, come in ogni live ci suoneranno sopra, saranno rimessi a posto, quindi sì, paradossalmente dopo che sono morti in FX e siete morti voi che lo comprate, arriveranno a casa, perché esatto, sì, i tempi saranno quelli. È molto probabile. Vabbè, io comunque vado per tutti. Beh, lo sapevamo. Spero solo per te che non ne facciano 3, 4, 5 colori di ognuno, se no viene da ridere. Sarà triplo il vinile, perché 40 canzoni ci vuole il triplo vinile? Boh, saranno me sì, poche, forse, tre dischi a un certo punto, eh? Non lo so. Il concerto Dio, più o meno durerà, li dura 90 minuti? Li faranno durare 90 minuti, sicuro come l'oro. Dicono 40 canzoni, però 40 però, canzoni loro di solito 40. Ne fanno 25 a notte e dura un'oretta e 10, quindi dai, ci può stare. Sì, già se riescono a stare in un'ora e mezzo, riescono a stare in tre dischi, dai. Già lì faranno a Barcellona due album, più metteranno qualcosa extra ogni sera. Sono album di 18, perché sono album con tracklist lunghe, che potevano su 18 e qualcosa pezzi, quindi metti che tra i due album siano 36, più le solite, magari un linoleum, ma che secondo me non andranno a fare, magari qualcosa di extra, quindi sì, hai voglia, se ne sarà. Un decline. No, sì, ci mette anche decline. Io mi prenderò per il momento quelle di Barcellona, poi vedrò che altre date riuscirò a fare. Probabilmente cercherò di andare alla finale di Los Angeles, perché lì, dai, se non è un periodo che sono incasinato col lavoro, Los Angeles penso proprio di andare, quindi dai. Ci vediamo lì. Alla grande. Altre domande? Oggi dai, sparate domande, che sì, siamo qua per far vedere dischi, ma anche per parlare tutti insieme. È vero che a fine live Mike mette premio qualcuno dei suoi vinili più rari? Assolutamente sì, quindi per questo rimanete, abbonatevi, così agli abbonati più simpatici Mike gli spedisce i dischi, naturalmente senza costi di spedizioni, e vi arrivano i vinili pure a casa. E vi do anche 10 euro. No, no, vi arrivano i vinili, ragazzi, quindi voi mettete l'indirizzo e email e vi arriveranno dei dischi. C'è anche quello di Barcellona, certo. 3-6 mesi dopo il live, secondo me, Tano, molto, molto difficile. Sì, 3-6 mesi, 3-6 mesi. Sì. 3-6 anni. Poi, ma secondo voi faranno qualche canzone con qualche guest di altri gruppi? Sicuramente a Los Angeles, sì. Adesso dovranno annunciare chi verrà a suonare nelle date di Linz e di Barcellona, però... Beh, tanto più o meno lo sappiamo già chi viene. Allora, i Gimme Gimmes ci sono. Che due coglioni. Ci saranno i soliti Pennywise, ci saranno i Get Dead, ci saranno i Bomb Pops, ci saranno magari forse un... Black Wagon, forse sarebbe bello, ma... Praticamente l'ultimo Punk in Drublic. Bravo. Okay, sì, pari pari così. Sì. Uguale. Poi Flatliners. NAQB, un abbraccio. Tra l'altro ho visto che hai fatto la live dedicata a Deodato. Ho messo una vecchia foto di Ruggero Deodato. Saluti maestro, regista che ci ha lasciato oggi. Per rimettere la foto l'ho passata con uno di quei programmi, quelli che ti una foto vecchia te la fanno nuova e funzionano. Quindi bomba. Altra domanda: qual è il vostro disco non punk rock del 2022? Furca, domanda difficile. Ci dovrei pensare, lo sai? Non sono mai pronto su questo. Diteci voi anche voi dalla chat cosa ne pensate. Allora. Sto per dire una roba schifosissima. Dai, non c'è niente che ci precludiamo, lo sai benissimo. Perfetto, allora 23 di Central Sea. Cos'è? Non conosco. È un tipo un rapper inglese che spacca di Cristo. Vabbè, niente. Molto good. L'avete chiesto voi, se volete ritiro quello che ho detto, ritiro la domanda. Sì,
hai detto e si era bloccato tutto quanto, infatti. Infatti, dai, adesso... questo canale non sopporta. Ok. Mi sa che piuttosto sta andando male. Esiste un altro genere alla grande. Guarda, io vi posso dare un consiglio. Andate anche per ascoltare roba nuova sul sito Brooklyn Vegan e lì vedete le loro classifiche. C'è sempre roba figa. Allora, no, 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 fermi tutti. Vai. Allora, ora Brooklyn Vegan è uno store dove devono morire tutti i dipendenti immediatamente. Non è vero, mi dissocio. Sì. Fammi finire, non sai neanche perché te lo sto dicendo. Mi dissocio da te che dici proprio... che devi morire della gente, dai, vai avanti. Proprio mentre che si stava iniziando questa live, non so se mi hai visto, poi lo rivedrai nel replay all'inizio, mi sono incupito tantissimo, perché in quel momento mi è arrivata una mail da Brooklyn Vegan, proprio in quel momento. Oddio. Praticamente, ti ricordi quando uscirono le due ristampe di Rancid Indestructible, le Rancid 2000, quelle super fighissime nuove? Sì. Ovviamente tra i primi a fare l'ordine, come al solito. È uscito, quant'è? 3 mesi fa? 4 mesi? Non si sa. Vabbè, dopo 2 mesi gli dico, guarda, non mi è arrivata neanche la notifica a spedizione. Questo tamburo mi risponde, sì, adesso mando la notifica a quelli della spedizione, chiediamo come mai non è partito il disco, qua e là. Insomma... hanno overvenduto il disco o gli sono arrivate meno copie, non ci sono più i dischi, mi tengono a parlare per 2 mesi, di stronzate, a raffica, sì, te li mandiamo, eh. Mi mandano la notifica a spedizione, mi arrivano solo 2 dischi su 4, 2 Rancid 2000 uguali, e mi mancano i 2 Indestructible. Gli riscrivo, guardate che mi avete mandato solo 2 dischi e non 4. Ma va bene, scusa, è un errore, adesso vediamo, li troviamo, eccetera, eccetera. Va bene. Dopo una settimana o due gli riscrivo, guarda, non mi avete ancora fatto sapere niente, guarda, riscrivimi fra 3 giorni, se fra 3 giorni non ti risponde nessuno, indago io. Va bene, 3 giorni passano, nessuno mi caga, riscrivo di nuovo, mi dicono nuovamente, sì, adesso l'ultima che mi hanno detto è Epitaph ce le sta rimandando perché non erano arrivate tutte, quindi quando arrivano te le mandiamo. Va benissimo, non c'è problema, basta che me li mandate. E adesso, mentre che mi stavo collegando, mi è arrivata la mail con su scritto, carissimo, noi ne abbiamo più di quelle lì. Se vuoi ti diamo un 10% di sconto sul prossimo ordine e se vuoi c'è la copia nera. Ma vai un po' a fare il culo. Cioè, Brooklyn cosa? I miei soldi neanche col binocolo li rivedono sti mongoloidi. Ma come si fa? Ma per l'amor di Dio. Cioè, ma adesso la cosa peggiore è... Adesso gli scrivo che se vogliono le vanno a comprare su eBay e poi me le spediscono, perché sennò mi incazzo sul serio. Cioè, ok, allora dai, detto questo, magari sono dei hanno casteggiato in questa occasione, le loro classifiche sono sempre buone, quindi andate lì, i loro top 50. Ma speriamo che bruciano il sito. I 50 dischi hardcore, i 50 dischi rap, io mi sento ancora di consigliarlo. Poi magari l'esperienza, io non ho mai comprato da loro, Simo ha comprato e questo è quello che gli è successo. Ma soddisfatto proprio, certo, sì. Adesso vedi con PayPal come ce la vediamo, sì. Trustpilot ti fa una sega, eh. Guarda, se c'è una cosa che non bisogna fare nel mondo è fare incazzare Simo. E questi hanno appena fatto incazzare Simo. Minchia, come ha fatto incazzare. Adesso farò uno screen, taggerò tutti i Rancid di Obol su Instagram. Questa storia mi deve saltare fuori sto disco. Cioè, non esiste proprio. Dio bo. Va bene, benissimo, bellissimo disco. Adesso perché era così cupo inizio live? Hai capito? E infatti io ho detto anche... adesso gli scrivo subito un'email. Che bello. Vedi? Quindi... Il dramma in diretta, come quando è morto il gatto di Brosio. Mi sembra una scena così. Perché è morto il gatto in diretta? No, scusate, non sapete questa storia. No. Per favore, cercate su YouTube Brosio e gatto. No, dai, adesso... Ma veramente? È un momento di TV tra i più belli mai visti nella storia della televisione. Cioè, ragazzi, cioè, ma... Più o meno bello di Vazzanichi che caga dietro un divano? Ma era no, fake. Molto di più, ma... Sì, lo so, è fake, però... Però mi piace, prego, vai su YouTube, ti prego. Non posso aprire perché dopo mi comincia a laggare oggi, perché ho qualche problema di connessione. Vabbè, ragazzi. Okay. Io ho due computer. Tu vai, Mike. Io intanto faccio vedere un disco che, parlando di invece etichette molto serie che spediscono sempre molto bene, c'è anche lo store australiano della Epitaph che ha fatto questa bellissima edizione di Process
To Believe. Of Belief. Ed è molto bella perché i Bad Religion, ma comunque in generale l'Epitaph, non è che fa tanto, non è che fa molto spesso dei dischi strani, invece questo qui veramente uno splatter molto carino che si abbina anche alla copertina, che è una cosa che ci piace sempre tantissimo. Mike si sente sotto lo YouTube. Lo so, è quello che voglio. Benissimo, benissimo. Facciamolo sentire a tutti. Allora, e quindi questo disco, 500 copie, viene dall'Australia, tra l'altro. Ne ho anche uno in più se qualcuno lo vuole. Quanto costa farsi spedire un vinile dall'Australia? Guarda, meglio che non lo sai quanto costa spedire dall'Australia, meglio che non lo sai. Dai, fuori gli altarini. Ma guarda, dovrei giustificare il prezzo qua a chi poi te lo comprerà. No, sì, c'hai ragione. Infatti c'è, fondamentalmente ho comprato ho comprato tre copie e ho speso circa 140 euro, mi pare. Cazzo, quasi 50 euro. Spedizione, dogana. Raga, sto video è bellissimo. Scriveteci il video, intanto io faccio il B-Real, che è una bellissimo. Volta che col B-Real sono in live, lo faccio. Scusate, però è bellissimo. Dai, raccontaci sto video, come funziona? Niente, gli danno la linea e lui tipo è lì che scrive e fa il chiotto che sanguina. E lui c'ha la camicia piena di sangue, la merda. E la mamma che fa... Ah! È bellissimo. Cioè, dopo devo postarlo. Il gatto sta morendo. Ma come sta morendo? Lascia il sangue. È bellissimo, raga. Va bene, quindi ecco, ho fatto il B-Real. Voi ce l'avete B-Real, ragazzi? È figo. Non so neanche cosa sia. B-Real quello dei Wu-Tang Clan? No, il social, che praticamente fai la foto di cosa stai facendo nel momento e si posta tutti insieme. E se volete, se mi chiamo Cantacacci, è carino come social. Perché grazie. Un piacere di conoscerti, Cantacacci. No, dai, fatelo B-Real, è figo. Ma no, ma basta. L'ultima cosa di cui ho bisogno adesso è di un altro social network. Dai, fatelo, regas dalla chat, fate tutto, fate tutti i B-Real, che è bello. E poi seguite Kant, fate l'abbonamento. No, non è seguire Kant, anche perché deve essere reciproco. Quindi se lo conosco, lo riseguo, se no, può essere solo reciproco. Cioè, te per vedere un altro dovete essere amici, più come MySpace, non è come Instagram o gli altri. Come che Facebook. Puoi seguire e non essere ricambiato. Quindi... come Facebook. Allora. Facebook, dovete essere amici. Però col cazzo che aggiungi tutti su B-Real, dai. Però io adesso volevo farvi vedere un disco brutto, dai. Ma bello. Brutto, ma bello. Brutto. Okay. Molto brutto. Molto brutto, ma molto bello. Ah, molto figo questo. Urca, sì. Mystic Record. Quanti ne ha fatto uscire la Mystic quest'anno di The Record? 5.000, 70.000, boh. No, ma aspetta, però dai, allora a questo punto raccontiamo l'epopea per far avere questo disco a Mike, perché dai, questo è quello dopo, ok, perché sono più uguali, perché sì. Cosa è successo? No, l'altro, in realtà l'altro è simile ma diverso, perché tipo è blu e rosso, invece questa è del giallo su, cioè, quindi vabbè. Niente, praticamente cosa succede? Compro il disco, e Simo mi dice, mandalo a casa di un mio amico. Io lo mando a casa dell'amico di Simo. Ah, ma aspetta, c'è la premessa, perché la Mystic spedisce dal Canada, quindi c'è una salassa incredibile. E quindi giustamente gli ho detto, Mike, fallo spedire a Jeff, che è in America, almeno poi lo inoltra con la mia roba, no? Quindi tutto è nato lì. Lui fa l'ordine, bello tranquillo, con i suoi dati, paga col suo PayPal, ma mette l'indirizzo di Jeff. A posto. Non sapevo che anche Jeff si ordinava il disco per conto suo. Quindi cosa è successo? Si vede che, cioè, siccome sono due rincoglioniti questi qua che gestiscono questa etichetta, vabbè, Dag ormai è un cadavere, la moglie, tale Candace D'Andrea, tipica italo-americana, credo. Io comunque sia. Continuo a dissociarmi in tutto quello che dice di Rav e Simone nella live, minacce di morte da dei rincoglioniti, body shame, ne sta facendo di ogni. Io mi dissocio. Gatti che muoiono in diretta TV. Infatti. No, vabbè, ma aspetta, se sapessi che cosa è successo, ti renderesti. Aspetta. Dai.
Vai avanti, Mike, da qua in poi tocca a te, allora, perché le tra l'altro, questo era il disco quello che, di cui sta parlando Simo. Aspetta, facciamolo vedere. Simo, quell'altro. Completamente diverso. Sì. Grande differenza. Completamente diverso. Dai, è completamente sì, diverso. Non era una, non era ironico, non era ironico. Non era ironico. E che sono talmente... Comunque, niente. Okay. Cosa succede? Io ordino il disco. Jeff ordina il disco. Tutti e due dovevano arrivare a casa di Jeff. La Ma tipa manda... l'hai ordinato col nome di Jeff? L'ho ordinato a nome mio, ma con l'indirizzo di Jeff. Mm. Allora cosa succede? A me arriva il tracking e a Jeff arriva il tracking. Lo stesso. Però loro tracking. Non lo sanno ancora che all'altro è arrivato il tracking. Però esatto, noi non sappiamo, non sappiamo che all'altro è arrivato il tracking. Quindi arriva il tracking a me, dico, ah bello, me l'hanno spedito. E lui dice la stessa cosa. Arriva un disco, io dico, ah cazzo, gliel'hanno consegnato. E no, ma questo è il mio. No, zio, questo è il mio, guarda il tracking. Eh no, ha mandato il tracking anche a me. Cioè capito, quindi... sta qui, ha spedito, cioè ha visto due ordini, quindi due pagamenti da due account diversi, allo stesso indirizzo, lei ne ha mandato uno e ha dato il tracking a tutti e due. Il solito, che genio! Un casino, c'è 40 mail. E anche io le dicevo, guarda che... Il tracking su PayPal, una volta che arriva, cioè, è questo il modo per fottere PayPal, perché da come consegnato. Sì. E quindi come avete fatto? Niente, dopo 40 mail ha capito che gli ordini erano due, i dischi inviati erano uno, ne ha mandato un altro. Ok. Sì, quindi... ma 40 mail effettive, non è un 40, un iperbole, no, 40. Cioè, lui gli continuava a dire, no, ma noi l'abbiamo comprato in due, siamo due persone diverse, sullo solito indirizzo. Ma io l'ho spedito, questo è il tracking. No, io te l'ho mandato. Cioè, no, Madonna. Ne hai mandato uno. Vabbè, andiamo avanti, va. Per chi fosse Mystic Record, ha i diritti di questo disco di NFX e quindi ogni anno ne stampa. Quante edizioni verosimilmente in un anno escono di The Record della Mystic? Due o tre. Okay. Due o tre, a volte anche quattro. 2, 3, 4, quindi questi campano esclusivamente come famiglia con le ristampe di questo disco di NFX che ogni anno fanno delle varianti diverse e loro campano su questo. Proprio palese. Walls in Walls Clothing, ragazzi. Ah, però. E c'è del blu, e c'è del blu. Questo praticamente era un leftover del box set del 2013. Bomba. Ora io non mi ricordo la storia e Simo ce la dirà intanto che io prendo un altro disco. Allora, praticamente quando è uscito il box set hanno fatto due versioni, pink e tipo aqua, green, blu, insomma. Pink era Epitaph, blu era Fat Wreck. Ok. Di quelli blu praticamente avevano fatto la stampa quella, falla vedere Mike, se no non capiamo, dai, tira fuori il box set, fai vedere la stampa blu del box set, forza. Oh, Dio, arrivo. Ok. Praticamente cosa è successo? Ne hanno fatti di meno, o comunque si vede che si sono danneggiati, non lo so, sono arrivati un po' corti, non riuscivano a riempire tutti i 500 box set e hanno rifatto un'altra stampa blu solida, che è questa qui. Di questi, okay, poi ne erano avanzati adesso qualcuno. Vedremo i colori, sono due colori diversi perché... totalmente diversi, uno è traslucente, lo vedi proprio, questo è proprio blu solido, tra l'altro mi sa che io ce l'avevo, è tipo 180 grammi se non ricordo male, quel disco lì blu, se sì, non esatto, di più, era proprio pesantissimo. E praticamente set, alcuni leftovers di questo blu solido sono finiti poi nei banchetti dei vari festival, quindi era abbastanza difficile trovarlo, perché o avevi il box set con dentro quello, oppure era difficilissimo trovarlo, perché ovviamente... Quindi qualcuno ha colore... ordinato il box set azzurrino, gli è arrivato blu solido. Ma non è che l'ha ordinato azzurrino, fondamentalmente loro l'hanno spacciato come un altro blu, e quindi come il box set è blu, cioè è logico che ci possano quindi essere delle variazioni loro, comunque. Quindi per loro, e diciamo, da Discogs sarebbe la stessa identica variante, certo, per Discogs ufficialmente, perché... No, per Discogs ci sono delle diatribe su queste robe qua che vanno avanti, si scannano da anni, nessuno ha mai capito niente perché non sanno le cose. Piace che si stiano scannando da anni su queste cose, perché sono questi i problemi per i quali la gente si deve esattamente scannare. Esattamente. Perché altri problemi nel mondo, ragazzi, secondo me non ce ne abbiamo. Sono. Le guerre, vaffanculo, ragazzi, si fa pace, ma su queste cose no. Come vedi è totalmente un altro colore proprio. Cioè. Già.
ed è più pregiato quello blu come box set, quello blu scuro. Ma in teoria non si sa, cioè nel senso, fondamentalmente il problema non si pone nel momento in cui sai Mike che li deve avere tutti e due, quindi diciamo che fuori dal box set quello lì trasparente non lo trovi, quindi forse è più difficile trovarlo. Ok, mentre di quelli di lì questo ci sono delle copie anche spuse per riempire quei box set mancanti, e le altre vendute ai festival, nei banchetti, nell'apertura del Fat Store, eccetera. Quindi quelle sono anche sfuse e una la si può abbastanza facilmente rimediare se vuoi. Non più tanto perché comunque sia quello che... Poi ce n'era un altro che era... Ce n'erano due o tre che erano usciti a questa maniera qua, che erano dei leftovers del box set. Non c'era solo quello lì. Ti ricordi l'altro, Mike? Comunque ragazzi... E ce li ho qua, però non mi ricordo. Che non siamo mi ricordo. Anche aspetta un secondo che lo guardo. La TV del dolore, la Errorism. Verità... Errorism, quello roba. No, sono appena arrivati i dischi persi in dogana. Aprili in diretta. Anzi, tra poco ti. Si può invitare online? Sì, che si può. Vediamo l'opening in diretta. Se vuoi, Tano, o chiunque voglia farsi vedere dei dischi, il link è questo, ragazzi. Aspetta, ve lo spammo. Se qualcuno vuole entrare in live, tanto oggi è così, siamo abbastanza in casteggio. Sì, sì. Quindi lì il link lo vedete, entrateci, volete far vedere due robe, ricordatevi di comportarvi bene e vi invitiamo con noi. Wow. Soprattutto allora, come Simo, faccio io. Quelli più scuri erano... Allora, in realtà io ce li ho tutti uguali, tranne... No, ma io non dico uguali o non uguali, eh? No, per dirti, il mio self-entitled è tipo super blu. Ok. No, ma io intendo che li hanno venduti anche fuori dal box set, non erano tanti, erano rimasti tipo due o tre dischi, tipo, quando erano usciti allora i banchetti. Non mi ricordo, io mi ricordo solo di questo e c'era qua. War on Errorism, che l'avevo preso in Slovenia, insieme a quello lì blu. Io avevo quello lì, quel Wolves blu l'avevo anch'io, e avevo anche War on Errorism, che era tipo quella versione appunto azzurrina. Questo? Che avevo una copia. Sì, esatto, quello lì. Ma questo qui è quello del box set, quindi non sì, era... Ma quello identico era anche sfuso, perché di quello si vede che ne hanno fatte più copie, capito? Ok, perfetto. Era proprio identico a quello che avevo io. Ok. Va buono. Quindi, Simo, con quello lì hai completato Bad Religion? In che senso tu hai completato Bad Religion? Allora, ovviamente non intendo che ho tutte le stampe di ogni disco, ma ho una stampa di ogni disco, tutte colorate, tutte di colori diversi, e poi, vabbè, di alcuni dischi ovviamente ne ho più copie, quelli più importanti, quelli che mi piacciono di più, o quelli che magari c'era il colore carino che volevo a tutti i costi, di quelli ce ne ho anche due o tre copie, dipende che disco è. Non hanno overstampato, poi in privato ne abbiamo parlato diverse volte nella nostra chat, però portiamo al pubblico questo, forse sì. Aver overstampato per quel che riguarda i Bad Religion, con tutta sta roba che è uscita recentemente, molta gli è rimasta in saccoccia perché non sono riusciti a darne via. Ma perché diciamo che Bad Religion non hanno un seguito neanche paragonabile a livello di collezionismo da quello che hanno anche NoFX, cioè NoFX sono un po' una classifica a parte. I Bad Religion è un classico gruppo che se esce con una ristampa di due, tre colori, magari vanno tutti sold out. È ovvio che se esci con 11 stampe, quei dischi non li venderai neanche tra 50 anni. Poi dipende anche che dischi stampi. Cioè può avere un senso stampare alcuni dischi, stamparne altri non ha veramente così tanto senso. Tipo, How Could Hell Be Any Worse? C'erano già tre versioni colorate, ne hai fatte 11. Cioè... Ti fermo un secondo, Simo, vogliamo Tano, dare arriva? Un benvenuto a Enrico Silvestrin, che ha fatto ride con tantissimi. Ah, pensavo Tano. E wow ragazzi, grazie mille Enrico per questo ride, un mega cuore, e sono in tantissimi che stanno arrivando, quindi salutiamo 197 nuovi utenti. Benvenuti sul canale ragazzi. Ciao, ragazzi, stiamo parlando di vinili e nel fatto di specie Simo stava parlando dell'overstampaggio dei Bad Religion, e quindi
quando stampare su troppe varianti possa essere una mossa che si può, che può andare contro la band. Quindi questo era il discorso che stavano facendo, sono arrivate quasi 200 persone, quindi giusto per tirare le fine di cosa stavamo parlando. Ecco qua. C'è da dire che l'overstampaggio adesso non è solo riferito ai Bad Religion, è un po' su tutte le band, sì, perché veramente tantissimi, tantissime band, più che altro le label, stanno ristampando dei dischi in svariati colori, magari per i 20 anni, 25 anni degli album, appunto, e quindi cioè, ci tocca. Infatti, questa è solo l'ultima. Allora, quelli che è Mike, per farvi capire, è l'ultima tranche di White Trash to Hibs and a Bean, la ristampa. Questi sono usciti nel 2022, vero? Questi sono usciti quest'anno, sì. Adesso cerco di farli vedere poco a poco tutti quanti. Adesso man mano che parliamo. Però, allora, ci dici anche qualche che stampa è, così vediamo. Sì, sì. Una... Allora, questa, perfetto, questa qui è la versione australiana. Esatto. Okay. Che si vendeva su Artist First, è uno. Benissimo. Poi, qui vedo che molti dalla chat comprano solo CD. Questa è una cosa buona, ragazzi, perché meno collezionabili e sicuramente spendete meno e non andate incontro alle varianti. CD è uno, quindi, esatto. Questo era quello che doveva essere color pesca, che invece è di Banquet Record. Un bianco? È un... sì, guarda. Un pesca, okay, un pesca sbiadito. Sì, esatto. E questa era di Banquet Record UK. Twitch di Drelli, avete già parlato di vinili commerciali, cosa ne pensate riguardo? Cosa intendi per vinili commerciali? Spiega bene, così ti diamo la risposta. Penso quelli che si trovano nei tipo nei negozi Media qualsiasi. World. Sì, tipo. Questo è uno dei più carini, che è Kings Road Merch Europe. Ok, bello. Intanto c'è un messaggio, non so se lo sapete, tutte le uscite dei NoFX con mille varianti, dischi, cofanetti, eccetera, eccetera, la band e la Fat Wreck coincidono nella stessa persona di Fat Mike, Manu Presimale. Ragazzi, quindi... li decide Fat Mike. È l'etichetta e della band, quindi le due cose coincidono. Detto questo, anche per le altre band penso che lì decida la label, quindi è l'etichetta che decide, ma la persona è la stessa. Allora, questo è quello che hai preso anche te. Questa l'ho presa anch'io ed è questa e sarebbe la versione UK. Falla vedere questa è indie europea. Che tra l'altro è stranissimo perché doveva essere riservata solamente ai negozi indipendenti europei, ma è finita anche da altre parti. Sì. Anch'io l'ho presa su Amazon. Infatti ero andato in Islanda nel negozio di dischi più a nord del mondo e c'era questa versione. Questo è sempre che Kings Road Merch Europe. Ok, intanto arriva qualche Torelli, ma quindi li comprate solo per collezione o perché credete sia meglio del digitale? Noi siamo dei collezionisti, ragazzi, molti di noi dei vinili che ci arrivano non passano, soprattutto tra me e Mike, non passano sul piatto. Recentemente è passato una band, un vinile Scalpo Iena qua sul canale che ho intervistato le band e la band l'ho messo su digitale e allora quello l'ho messo sul piatto. Però io e Mike, per esempio, sul piatto i nostri dischi non salgono mai, mentre per quel che riguarda Simo lui li passa sul piatto, quindi all'interno di noi sì, perché non ho CD e non ho assolutamente modo di ascoltare musica in digitale in una maniera, diciamo, dignitosa. Ho da sempre il giradischi e l'impianto, quindi compro dischi e li ascolto. Ok. E li colleziono. Questo è quello canadese. Ok, aspetta che ti mettiamo in solo il layout, dopo rispondiamo anche a questa domanda. Voilà. Questo è molto figo. Questa è quella l'edizione per il mercato canadese. Questo secondo me è la migliore. E la trovavi anche in store questa in Canada? In tutti, sì, dappertutto in Canada. Ok, nei negozi. Allora... Infatti c'è scritto anche Made in Canada. Mentre ricordiamo che la maggior parte dei vinili che arriviamo sono made in Repubblica Ceca, buonissima parte.
Per esempio, in Islanda mi era capitato di prendere dei dischi che erano stati fatti in Repubblica Ceca, o anche recentemente le ristampe che mi sono arrivate, che ne ho parlato, made in Repubblica Ceca, quindi fanno il doppio giro. Repubblica Ceca, arrivano negli store a San Francisco, da San Francisco ritornano da me a San Mauro Mare. Quindi un bel mattone per l'inquinamento. Questa, Mike? Newbury. Questa è uscita prima, vero, quindi? Oddio, sono usciti tutti insieme, più o meno. Perché di solito Newbury anticipa un po'. Domanda provocatoria. So di apparire snob, ma la ristampa nelle P mi ha sempre dato l'idea di una cosa finta. Anche se alla fine è bello avere comunque una testimonianza fisica dell'opera. Se CD, LP o cassetta, fa niente. Ragazzi, dopo ognuno fa quello che vuole. Per me è anche... su certi dischi prendo la ristampa perché poi voglio andare a premiare una determinata band o qualcuno, cioè un Punk in Drabil che è uscito, ho comprato il disco su CD negli anni 90. Per me è un buon atto andare poi a ricomprare un disco a distanza di anni, visto che questo disco mi ha cambiato la vita, e su questi faccio questo discorso qua. Però ognuno poi è libero di fare quello che vuole, ascoltarselo solo in digitale, prendersi 600 copie come Mike, o due, ognuno fa quello che preferisce, ragazzi. Questo è Bluone, della... allora, questa è quella indie... che c'era solo negli store, tipo quindi T-Mom, tipo Coretex e via dicendo. L'altra, quella rosa, sembrava un qualcosa di più commerciale, tipo per i marketplace, non ho idea. Ok, perché veramente due messe come indie, una la trovavi veramente, dappertutto. Questo è tipo, aspetta, questo però è difficile da vedere. È tipo, sembra uguale all'altro, però questo però è clear. Sì, gli swirl, fondamentalmente la stessa cosa, sono un coglione. Allora, rispondiamo intanto una domanda. Memory 96 in Islanda, quanti dischi di black metal hai preso? La risposta è zero. Ho preso un disco in Islanda e c'è un video sul canale che sul canale YouTube CantHC, se guardi quel vinile, ho trovato una band crust molto molto interessante. Adesso non mi viene in mente il nome perché è in islandese. Comunque ti invito a guardare quel video che trovi sul mio canale YouTube, così vedi un attimo com'era lì la situazione, negozi, dischi e tutto il resto. Secondo me ho trovato della roba interessante. Tra l'altro molti che seguono il canale hanno poi comprato lo stesso disco, Gadavir si chiamano, una roba del genere, la pronuncia naturalmente non sarà corretta, però molti poi che seguono il canale hanno comprato lo stesso disco perché spaccano veramente molto sto gruppo. Scusa, Mike. Questa secondo me è la più bella. Cludi. Sì. È così. Secondo me la più bella è quella canadese, così a gusto sì, personale. Anche secondo me. Questa, anche a Simo era piaciuto un botto, a me questa qui piace di Cristo. E questi erano solo ed esclusivamente i White Trash. Perché poi, cosa è uscito dopo White Trash in ordine temporale? Ragazzi, una domanda. Cosa è uscito dopo White Trash? Pensavo fosse una domanda retorica, che ora tiravi fuori il disco. Cioè che... No, Punk. Punk in Drabil che non è uscito dopo, è uscito prima, dopo, durante, è in continua uscita. Dio caro, ragazzi. Vabbè, io vado avanti a farvi vedere. Vai avanti. Qua. Allora, tanto. Anche lì era uscito prima l'edizione Newbury, che aveva anticipato il tutto di un annetto quasi. Sì. Quella rosa e nera, sì. Quella rosa e nera. Bella, rosa, viola, stupendo. E quindi lì era ripartito un po' la sclerosi. Dopodiché hanno cominciato a ristamparla in serie. Rosso, questo è di Banquet. Rosso con UK. Delle striscioline nere quasi invisibili. Sì, esatto. Anche perché il rosso esiste già ed è praticamente identico. Sì, praticamente sì. Vabbè. Poi è uscito, ne sono usciti due. Allora, intanto abbiamo una domanda per tutti e tre. Qual è la cosa più bella che avete... Rindisco? Cosa vuol dire rindisco? In un disco. Il disco più bello che hai nella forma, insomma. E cioè, l'edizione... Urca, che è troppo difficile. Domandone difficile. Dai. Io vado sul classico. Decline Clear.
No, ma sei matto. Sì, ma perché si è affezionato ed è assolutamente limitata, però non è la più bella, dai. Cioè, è quella Allora ti con dico, cui si è più allora legato. quello che facciamo vedere dopo, So Long, Vabbè. con i colori di So Long. Ah, sì, quella è bella. Quello non è L'avevo visto male, anch'io. facciamo vedere dopo. Facciamolo Poi, vedere, raga. dai. Dai, Ora? No, prima c'è il Mike, pancake tira fuori il disco, forza. grande. Tac. Eccolo. Tin. Tin, tin, Eccolo, tin. hai visto? Allora, io questa ce l'ho, non l'ho ancora aperta, ragazzi, perché dovrò fare Ma è l'unboxing. bellissimo, dai. È stupenda. Però ce n'è un altro che secondo me può arrivare a quei livelli, però lo vado a prendere. Vai, vai, Ok. vai. Intanto Vai rispondiamo alle Paolo, vai. domande in maniera sparsa. E allora, qui un'altra domanda di Dr. Rock Felix. Ricordo una volta si diceva che i dischi colorati rendevano meno come suono, è ancora vero? Boh, non Non credo lo sia so. mai stato Non li suono. confermata come cosa. Se era facile, non la facevo. Infatti, come diceva il buon John Fitzgerald Kennedy, we don't do it because it's easy, we do it because it's hard. Lo facciamo, ragazzi, Guarda che perché è difficile. la F non era Fitzgerald, era Cos'era? John Festival Bar Kennedy. Ah, ecco allora la F di Letto Kennedy. su Google, l'ho letto su Wikipedia e ho anche lo screenshot. Comunque suonano uguali neri e colorati. Simo, Dicono a c'è suonare il differenza basso. tra. A suonare il basso coloro di colore che si dicono che sono più bravi, mentre ci sono tanti bassisti bianchi bravi, o anche cinesi, o anche. Beh, però il bassista di colore più bravo del mondo è Victor Wooten. Quindi, Ma di cosa che state c'ha delle parlando? ditone. No, era un discorso un po' Qui così. abbiamo molti in chat che con ogni domanda prendono. Simo, sei andato via per dire qualcosa che rilanciasse a quell'edizione NoFX? Allora, vota la chat fuori il disco Simo e poi dopo fuori il disco Mike e votate voi quale preferite dalla chat. Allora, Ramaz. cioè, un disco bello, però non eccezionale, però questa edizione secondo me è la prima che mi è venuta in mente, poi magari tra 10 minuti me ne viene in mente una più bella, però difficile, Bello. Mike, eh? vai con il Aspetta, arrivo, So Long, arrivo. così dopo facciamo scegliere alla chat. Molto bello. Sai uno che come concept mi era piaciuto un casino, però poi fu realizzato male, tant'è che non lo comprai neanche? Quale? Il Live Fast Diarrhea dei Vandals, che Ah, non ce l'ho dice vivi presente. veloce, muori di diarrea. Quello è il gioco di. E praticamente il gioco con diarrea sembrava il vinile scagazzato. E con Molto tutto good. uno splatter marrone. Fatto sta che a me Allora, era venuto bene, e io quindi, dicevo morale della questo qua, favola, raghi, non l'ho ma perché preso. ci sono affezionato come pochi. Vabbè, ma non vale il disco più bello. Allora Non dici proprio il disco vale il più più bello. affezionato. Dai, tira fuori So Long e Simo Fa tira fuori vedere lui quello, e Simo. facciamo Facciamo il votare. televoto. Bello. Quello è bello, porca troia. Arrivo. Ragazzi, votate Ramonson o FX per quale vinile vi piace di più, non il contenuto, esteticamente la Esatto. colorazione. Ok, voi potete votare via il voto adesso in chat. Detto questo, comunque, coi voti la risposta la darà Stefano. Quindi, perché è lui che ha fatto la domanda, qua è NoFX, NoFX. Pare che per il momento stia vincendo NoFX. Voto NoFX Sì, anch'io. ma anch'io, guarda, secondo me è uno dei più belli. Però, sai, non mi vengono nemmeno tutti in mente, cioè magari qualcuno più bello c'è. Custo Ramos, So Long esteticamente il disco più bello mai visto. Oh, parole pese, non effettivamente. Parole dure di un uomo davvero strano. Simone, che bello. Sicuramente non è questo il disco più bello, un No, grigino no, sporco che no, fa no. cacarissimo. È ancora Ragazzi. peggio, questo è. Vai, E già dimmi. che siamo qua, e adesso esce fuori Punkin' Drublic, come lo vorreste voi doveste fare il pressing plant? Come lo fareste? Che cosa? Beh, allora, tu puoi fare un pressing plant del vinile di Punkin' Drublic, come lo faresti? Ormai ce ne sono già 50, come fai a Puoi scegliere inventartela? una e dici, questa non l'ho ancora fatta, mi piacerebbe averla così. Io lo farei verdolino come il retro, così, con
con degli splatterini rossi e un AIDS dorato. Bello. Ma guarda, l'estetica di Mike, ragazzi, rossi, ma avevi già portato a letto, poi l'hai sdorato, ma mi ha fatto un attimo ripensare. Che poi hanno fatto un verdolino più o meno che si chiama tipo... Sì, ma hanno fatto anche il verde nero, dai, che più o meno è simile alla copertina dietro. Questo, ragazzi, io ne ho uno in più, se qualcuno lo vuole comprare faccia delle offerte. Ragazzi, qual è il più brutto che avete come colorazione? Io ce l'ho già la risposta, ragazzi. Tutti quelli clear che ho, gli smokehead clear, non li sopporto proprio. Io, se c'è un colore che non sopporto, sono i bianchi normali. Quelli bianchi così per me sono che, i più che brutti. Sai, white. La cosa che in pochi sanno è che quel colorazione lì è quella che, se tu vai a una qualunque press implant a chiedere che colore suona meglio, ti dicono il bianco. Ecco, perché prima aveva fatto una domanda se suonavano meglio i colorati, c'è una differenza, c'è... Una differenza. C'è una differenza, evidentemente, non mi starei a chiedere cose, non saranno i pigmenti che usano, non lo so, ma comunque è la prima cosa che ho chiesto quando sono entrato lì dentro e mi hanno detto il bianco. Cioè, tutti pensano il nero, ma in realtà il nero è un colore, non è che perché è nero non è un colore, il nero è un colore. È un colore. Non è che non è colorato, il pigmento che usano sono colorati nero, quindi probabilmente il pigmento colorato è quello più distribuito, quindi quello nero è così perché certo. Ecco, però in genere, cioè, io ho fatto la domanda in press implant e mi hanno risposto il bianco, non mi chiedete perché, però quindi ho risposto che quello che piace meno a me è il bianco. E Simo, clear. Perfetto. Mike, vabbè, clear, ma non il decline, cioè nel senso tutti sì, clear, sì, tranne ti piace come colorazione, se sei una colorazione sì, dici ti sminchia subito. Quelli splatter fatti male. Hai un esempio, mi fanno proprio incazzare. Di splatter fatto male? Cioè quelli di Tom praticamente. Gli OFX, gli ultimi OFX. No, alcuni okay, erano belli, alcuni c'avevano tipo magari mezza righina che dici ma che cazzo di splatter è? Sì. Lì non c'avevi voglia, hai detto vabbè, dai, top, vai. È vero. Comunque, ci sta. Invece, parlando di dischi che dovrebbero uscire in un modo e poi escono in un altro, abbiamo questo. Questa è bella come storia, ragazzi. Guardate bene. Questo doveva essere blu e arancione. In realtà è tipo verdone e giallo. Vabbè. La cosa bella è che questo qui... ci sono un po' di varianti in giro, che poi non sono varianti, sono semplicemente diversi da come sono stati stampati, cioè uno un po' più di arancione, l'altro un po' più di blu e via dicendo. E quindi tipo ne ho trovato uno praticamente sono ecco, tipo l'opposto, uno dal side dell'altro. Sì, esatto. Questo qui ha il blu esterno e l'arancione interno e questo è il contrario. Allora qui molto dice bello. E sembra una vomitata di bambino quando si beve il detersivo attratto dal profumo. Non lo so com'è la vomitata, quindi ragazzi, chi ha dei figli aneddoto, in casa, aneddoto. Il detersivo, ecco, no. Fermati, aneddoto. Allora, avevo 4 anni, ero da mia nonna. E niente, c'era mia mamma che parlava con mia nonna, bella tranquilla. Io cosa faccio? Vado sotto al lavello, trovo una bottiglia di Mastro Lindo, vedo quel colore così acceso e dico questo deve essere buono, lo cioè, svito e lo e il tuo modo di pensare è ancora identico perché ti bevi le cose a seconda del colore del Mastro Lindo, assolutamente, okay. E niente, fondamentalmente lo svito, lo bevo e mi vedono che facevo tipo quasi le bolle e mi dicono che cosa cazzo ha fatto sto qua, ha bevuto il detersivo. Allora niente, mi danno un bicchiere di latte con aceto, io ovviamente getto, continuo, ho vomitato qualsiasi cosa, mi hanno fatto 2 flebo e basta, a posto così. Il colore, e poi ti hanno portato direttamente in press implant per registrare il colore della tua vomitata. Esatto. Il colore era come quello di Punkin' Drublic Galaxy? Il colore era esattamente questo. Ok, perfetto. Quindi Dr. Felix, non so se anche inventato un nuovo colore. Non so se tu avevi provato questa cosa, ma avevi ragione su questa cosa. Comunque, uno dei Punkin' Drublic più belli che siano mai usciti è uscito quest'anno su Zia Records.
Aspetta, raccontiamo cos'è Zia Records, un po' come Newbury, però americano, è questo negozio che sta in anche Arizona. Newbury americano. Eh? Anche Newbury americano. Anche Newbury americano. Che sta in Arizona, Zia Records, come vostra zia, quella a cui vi ha dato i soldi per la droga a questo Natale, speriamo ve li abbiano dati. E questo secondo me è uno dei punk in Drublic più belli. Secondo me sì, ragazzi. Sì, è molto bello, bellissimo. Quindi. Molto bello. Molto carino. Ma comunque Zia Records effettivamente comunque quando fa queste stampe qui le fa sempre carine. Cioè costano magari quel 2-3 dollari in più, però sembrano sempre un po' più curate. Tipo questa qui, che vabbè ci manca un pelo di splatter. Bella, bella bella questa. Sì, carina. Ma facendo questa edizione, Simo, già che sei lì, cos'è che è? Stranger Than Fiction. Ok, molto figo. Sempre, zia. Sempre di zia. Ok. C'è una cosa che odio, sono tra l'altro per Sony quello. Sì. Chissà come hanno fatto a prendere i diritti, perché non deve essere... Secondo me è l'ultimo uscito per Epitaph questo. No? No. Era uscito per Epitaph e distribuito Sony. Ah, è vero, capita, ci sono le edizioni originali che sono Dragnet, è vero, sì sì. È vero. Infatti io c'ho su CD e ce le ho entrambe, ho il CD Sony e il CD Epitaph. Che poi non era neanche Sony, ma era, se non dico una cazzata, Atlantic. Sì, una roba del genere. Sì, adesso dovrei andare di sì, là. Sì, vabbè, ma è tutta una sottodivisione fondamentalmente, sì, che sì, poi sì, fa capo lì, cioè. Allora, altra domanda dalla chat. Ne abbiamo parlato un po' prima di questo. Scusate l'ignoranza, ma chiunque può ristampare vinili senza esclusiva? Come funziona? Chiedono i diritti in più le etichette dello stesso album? Allora, è così, praticamente, se io, Mike, io avessi un'etichetta che si chiama la Cant Records e volessi andare a ristampare un disco, facciamo sui nomi che stiamo parlando oggi, un disco dei Bad Religion, metti che è uscito per Epitaph, io vado dall'Epitaph e dico, sono l'etichetta Cant, vorrei ristampare questo vinile su 100 copie, 150 copie, 200 copie. Loro mi chiederanno le royalties a seconda del numero di copie, se sono d'accordo, fa conto che loro gli va bene, mi chiedono le royalties per il numero di copie che voglio stampare, quindi io posso stampare tot copie. Naturalmente non posso andare a fare colorazioni che siano già state fatte, eccetera, e quindi è questo. Non è detto, non lo so questo, e quindi io sì, se sono un'etichetta, se ho l'accordo con l'etichetta originale, è così. Nel caso prima che abbiamo parlato di The Record e NoFX, uscito per Mystic, loro hanno i diritti che appartengono all'etichetta e loro ogni anno si fanno le cazzo di stampe che vogliono. Qualcosa credo che arrivi anche alla band su questo. Però perché costano di più queste edizioni particolari? Perché oltre ai vari costi generali che ci sono nel stampare un vinile, loro hanno anche le royalties da dover pagare all'etichetta. Quindi in teoria sì, in pratica bisogna avere l'accordo. Se tu stampi per i cazzi tuoi Punk in Drublic colore giallo limone, giallo mastrolindo, si chiama bootleg e te possono legare. Vero. Ecco. Speriamo di no. Comunque, i So Long che abbiamo visto è ovviamente uno degli 8 colori fatti per i 25 anni di appunto So Long and Thanks for All the Shoes. Poi me ne sono arrivati già 3. Uno era quello lì più bello, l'altro è questo marrone, che è tipo, sì, indie, europeo, anche marrone. Si trovava su King Road Merch, vero, quello marrone? Sì. Ma non c'era già marrone? Uguale proprio. È diverso, è marrone, no? Era beh, via, tiralo fuori, vediamo un confronto, via. Devo cercarlo. Però, sì, e così si dite quale, ma te con che sei stronzo, Simo, perché gli fai fare la strada. Se mi dice che è diverso, voglio la prova che sia diverso. Che sia caso, diverso. Perché mi sembrava anche identico a quell'altro. Anche perché in tutto vediamo questo... E dovete pensare che poi ogni disco deve avere un nome per essere catalogato, quindi se poi andate su Discogs avrà uno brown, dark brown, translucent, translucent e tutte le sottovarianti. Ragazzi, è una vita di merda quella del collezionista, io ve lo dico sempre. Allora ci siamo quasi, forza, ci siamo quasi, non ce l'ha nemmeno lì dietro al monitor, vedi,
se sei riuscito a trovare in Sono messo in fallo. difficoltà, ne ho trovato uno che non ha dietro al monitor. Io canguro. Guarda che assurdo, ho un È sacco perché di. Ma non ti è è arrivato ansia anche quel quello pazzo. rosa? Ancora no, cioè è ancora in Inghilterra da Pierre. C'è la Ah, perché anche Pierre quello di Collection. rosa bisognerebbe fare un confronto con il rosa vecchio comunque. No, il rosa vecchio. Allora, l'ho appena visto il rosa vecchio. No, assolutamente. È molto più chiaro il rosa vecchio. Bianchino, sì, immaginavo. Più o meno, sì. Porca troia. Che Intanto, cazzo di Simo, mentre sguatti? aspettiamo Mike, facci vedere il tuo maglione Eccolo qua. natalizio. Come al solito, Mistiz. Ecco. Carinissimo, molto bello. Tra l'altro mi è Vinted l'hai venuta trovato, finalmente vero? la taglia giusta. Ecco, Ok. Perfetto. Ok, ci siamo. Allora, Adesso scopri che ragazzi. sono uguali, attenzione. Non sono uguali, Simo, ma ti pare? Cioè, guarda. Aspetta, solo layout. Vabbè, dai. Ok. No, uno, questo è translucent. No, scusami, Ok. questo. Vedi? Sì, Questo no. ok, allora hai vinto, dai, vai, giusto, è giusto, allora hai giocato. Allora, il translucent, ecco, vedi, stavo Guarda, per facciamo dire le così. stesse cose che poi mi ha cavato le parole di bocca Raiden, una fondente e l'altra al latte. Esatto. Guarda. No, allora è tutto completamente un C'è un altro beast, abisso tra i proprio. due, dottor Felix, io e te probabilmente per abisso intendiamo cose un po' diverse, un po' simili, però decisamente Completamente diverso. diverse. Secondo me è una perculata, ma Completamente. spero che lo sia. Ma no, ma no, no, è che averli qua sono completamente E diversi. sai cos'è? Che il fatto che se parlo io si presuppone sempre che sia ironico. Invece quando parlano gli altri non capisco mai se sono ironici o meno. O meglio, penso che non siano mai ironici. Perché Raga, è la completamente chat non diverso. si capisce il tono. Dovrebbero fare tipo una cosa, tipo un. Per far capire se uno è ironico o meno. Anche questo è Ok, e bello, poi c'è eh? questo. Direi che Anche ci questo devo siamo. dire che è bello. Sì. Molto carino. Questo che edizione Sempre di quegli 8 Kings che Road sono usciti per i Merch. 20, 25 anni. Sì, Kings of Merch Europa. I Porco due Dio. di Kings Road Merch stavolta vincono a mani basse proprio, cioè. Sì. Poi c'era questo qua che è uscito un po' di tempo fa, sempre per Newbury. Questo Bello. speriamo che vada in ristampa, ragazzi, SM Airlines. Bello, no, il disco non In che tanto, ma. senso in ristampa? Cioè, che anche su quello vada su King Road Merch, Ah. eccetera. Questo, vabbè, ragazzi, oggi Peter Questo è Brook uno dei vince più belli, ecco, questo. Dai, vedi. ragazzi, oggi vince questo. Sì, sono d'accordo. Se Stefano è d'accordo, oggi diamo il premio a questo, ragazzi. Bellissimo. Sì, è stupendo. Cioè, perfetto proprio, cioè, neanche disegnandolo veniva così bene. Simo che arriva adesso, bella Regas, mi avete già insultato l'Epitaph per il numero di varianti. La risposta è abbiamo Ebbene sì. fatto questo tutto il tempo con altra minaccia di morte a Brooklyn Vegan da parte di Brooklyn Vega. Simo, ma morte vera e anche ad altri. Poi c'era questo, che era Ma quello il sempre di disco è Newbury. brutto. No, ragazzi, il disco è incredibile. Newbury, allora, anche di questo ne sono state fatte un botto di versioni, ragazzi, perché. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Ma Questa è la che nona. palle. Ma no, Mike, ti sei comprato 9 ristampi di quella roba lì? Del No. Greatest Hits. È matto. Quella di Ragazzi. Newbury com'è? È Questo molto sapete carino. che cos'è? È il primo disco dei NoFX che non è andato sold out. Beh. C'è un doppio giallo. Tutti doppi, Giallo. ragazzi, questi, eh? Sì. Brutto. Il mio preferito è il Glow in the Dark. È infatti l'unico che c'ho. Glow in the Dark. Poi, che Ma glow altro come quello abbiamo? dei Gorilla Biscuits? Yes! Sì. Allora Anche se abbiamo fatto. quello che glowa di più me l'ha regalato Simo, che è il Renzi 2000, Rancid bellissimo. 2000, che ha anche la copertina glow, sia davanti che dietro. Allora, siccome vogliamo vedere se glow è una farsa, ti facciamo vedere anche perché Mai a che ce la me fa! quello degli off che me l'ha venduto come che glow alla fine non mi ha glowato e me la sono presa riccamente in culo anche quella volta lì. Dio E poi boss su questa cosa glowa. qui, Come?
con la mia lucina cosa qua... magica. Aspetta, aspetta, fa vedere la lucina, Mike. È una black light. Puntala verso la camera, così per cercare, per cercare tracce di sperma prima di andare a letto, questo. Aspetta, ma se... Ma no, ma che bomba! Hai visto che glow al gusto? Aspetta che adesso però ti faccio vedere anche il disco, perché il disco è disco... Ok. Ok? Sì? Dio, boh, che professionalità, ragazzi! Ed è come glow! Boom, ah, baby! Bellissimo! Paiura, Aspetta, paiura. La lucina è tipo... Trova anche delle macchie improbe? No, no, è una black light normalissima. Aspetta, ma cosa servirebbe? Solo per far gloware le cose? Non lo so. Io lo uso per accendere i video. Sì, a me sembrava una torcia. No, una torcia, alla fine ho detto, ma porco di azza, è viola? Ho detto, ma che cazzo? Poi l'ho passata tipo sul gorillino dei Gorilla Biscuit e ho detto, ma merda! Sì, aspetta, totale. Aspetta, tu perché l'hai comprata allora? Perché pensavo fosse una lucina. Mi serviva una lucina. Cioè, la pila ti serviva? Sì, sì. Ok, vabbè, mi fai vedere la lampada? Ma dove l'hai presa? Dal Paki? Sì. Cinesi, Ok, va bene. Sembrava, guarda, sembrava tipo con questa fa un sacco di luce. In realtà è viola. Wow. Ma che bomba! Quanto l'hai pagata? 5 euro? Poi anche sì, tipo 4 euro. Sì, perché loro poi... non si sa perché, ma trattano. Sai? Non è come a King Road Merz, costa 24, te ne do 22. No, prendi e paghi. Invece sarebbe un bel capitolo da aprire con chi si può trattare o con chi no. Bello, è vero, è vero. Già. Però, allora, parliamo poi... Ultimi 10 minuti, tutto... ragazzi, che dopo siamo 1 ora e mezza, io dopo devo uscire che ho dei giri da fare prima di stasera. Concordo. Allora, io ho solo 4 dischi. L'uno non c'entra un cazzo con i NoFX, però è questo. Sì! Sono riviste. Che bello. Mi piace un po'. Bam. No. Sogni e incubi. È 10 pollici o 12? 12. 12, ok. La ristampa dei sogni e incubi, tra l'altro ci sono le mie foto fatte in Sardegna dentro il booklet e quindi sono molto contento che ci siano le mie foto. E gli ultimi dischi che facciamo vedere sono... Aspetta se riesco a rimettere questo qui dentro, porca gesumbolo. Allora, intanto questo grazie mille al Carlito per aver regalato gli abbonamenti. Questo The Longest Line, che però è stato anche rifatto così. Allora, edizione, allora mettile in comparazione. Che qui, ragazzi, c'era praticamente il... c'era anche tutta la striscia completa, vero, che potevi comprare? Sì, oddio, in che senso striscia completa? Cioè, basta fare così, basta... Sì, il poster. Ah, sì. Basta tipo fare... Aspetta, cazzo, vaffanculo. Così. Sì, così. Vediamo se ce la faccio. Metterle. Voilà, sì, ci siamo. Ci siamo. Così. Ed è anche, vabbè, anche l'altra, che era così. Che era... No, ho sbagliato. No. È giusto. No, sto sbagliando. No. Porca troia. Ah, sì, così. Un così. Eccoci. Sì, esatto. Perfetto. È difficilissimo. Comunque, questa era i 25 anni. O 30 anni. 93. 30 anni. Sì, 30 anni. 92. Hanno fatto i 30 anni e hanno fatto praticamente 4 stampe diverse. Copertina originale. Grigio splatter, figata. Bello, molto bello questo. Towers, Cream Towers avevano fatto tipo questo, mi pare, quest'anno. Però era nero, più nero e meno grigio. Poi, copertina normale, rosso tipo carne. Meat rosso red. Splatter, esatto. Poi, copertina rivisitata. Questa era del bundle, quindi... rosso, normalissimo rosso. Ok. E secondo me poi
la copertina rivisitata stand alone, che è uno dei colori più belli della storia, perché è color mastrolindo. Bomba! Questo è bellissimo. Molto bello. Io ho esaurito i dischi, raghi. Bene, ragazzi, dai, siamo quasi alle 5, io devo staccare per le 5 che devo andare, e quindi vi salutiamo. Poi nella ragazzi. Prossima puntata facciamo vedere questo, invece. Ah, oh, sì, che bello! Che ce l'ho anch'io, ragazzi, l'ho fatto vedere, però devo ancora farci sul video, quindi, ragazzi, sono tutti colorati, vero? Yes! Tutti diversi. Farò la puntata, ragazzi, perché poi arriva, a me arriva quello dei Ramones, che dovrò fare la puntata anche su quello, che è fermo in dogana dal 19 di dicembre. Ma quindi qual è? Quello che hai preso anche te coi saldi? Sì, quello che ho preso coi saldi. Ti è arrivato a te? Grandioso. Sì, in America. Ah, ok. Domanda, Simo. Ti sei emozionato leggendo il booklet? Che booklet? Del box set dei No Use. Ah, non l'ho nemmeno letto. Questo? Allora leggilo, perché... No, mi prende un po' male, guarda. L'ho praticamente aperto, guardati e richiuso, ce l'ho lì sopra, lo guardo, ma... Leggilo. Fatti ancora un favore, una ferita, leggilo. Troppo... da fastidio. Lo leggo, però sono quelle robe che dopo... se sono troppo emotivo e se c'è una roba che mi fa star male, poi ci sto male 3 giorni. Lo so, però... No, ma va letto. Mamma mia. Cioè... Ti fai un salto indietro di 15 anni e mamma mia. E io, tra l'altro, mentre ti sto dicendo sta roba qua, ho questa foto qua che mi guarda. Bellissima sta foto. Cioè, questa è incredibile. È veramente una delle foto fatte con le band di cui vado più fiero. Bomba, ragazzi, su questo vi salutiamo, ci vediamo presto, speriamo che esca qualcosa molto presto, così facciamo anche le puntate full listening tutti insieme. Grazie vecchi amici, grazie ai nuovi che sono arrivati e grazie ancora Enrico Silvestrin per aver portato tanti amici nuovi al canale. E noi ci vediamo con la prossima live, dovrebbe essere con Grand Promotion Records, che o domani o nei prossimi giorni, che ci parla un po' del best del 2022 secondo le vendite. È bello vedere inside una distro che vendite ha avuto. Quindi, ragazzi, grazie mille, ci vediamo prestissimo per rimanere aggiornati. Ciao, ragazzi, su Instagram. Buon anno a tutti, grazie Simo, grazie Mike. Ciao, ciao a tutti.